Ciao a tutti, benvenuti su Cosmo Channel. Oggi vi voglio fare un video molto veloce perché alla decima persona che ha sbagliato nell'acquisto di una licenza Lightburn mi sembra doveroso farvi un video. Inizio nel dire che Lightburn è il miglior software per la gestione di un incisore laser e per la generazione di file vettoriali da usare poi su un incisore laser, che sia CO2, che sia diodo, quindi su questo non ci piove. Quindi a tutti quelli che mi chiedono tutti i giorni quale software io consiglio, Lightburn, punto. Quindi non voglio più sentire questa domanda. E succede molto spesso che mi viene chiesta quale licenza acquistare, perché costa 200 euro questa licenza quando non è vero. Quindi andiamo a vedere come si acquista Lightburn e quale versione acquistare. Naturalmente prima vi iscrivete al canale, mi lasciate un like, magari il like lo lasciate alla fine se vi è piaciuto il video, e quindi andiamo avanti. L'unico sito internet dal quale acquistare Lightburn è il sito lightburnsoftware.com, basta, non ci sono altri siti. Non lo scaricate craccato, perché non ha senso, perché vi mettete all'interno del vostro computer un virus per pochissimi euro. Quindi secondo me non ne vale la pena, è talmente completo questo software che vale la pena acquistarlo. Il sito, quindi, che vi lascio naturalmente, tutti questi link ve li lascio in descrizione così non vi perdete niente, è questo qui. Iniziamo a vedere la prova gratuita. Consiglio a tutti di scaricare la versione gratuita, che non è nient'altro che la versione 100% funzionante, ma per un mese. Quindi potrete testare se funziona bene sul vostro computer, se vi piace come grafica, come gestione dei file vettoriali, eccetera eccetera. Avete un mese di tempo per provarla, quindi andate su scarica prova e qui sotto trovate la versione per Windows 64 bit, 32, Mac OS e Linux. Quindi avete anche per Linux Lightburn. Una volta installato avrete 30 giorni per provare tutte le sue funzionalità al 100%, non ci sono limitazioni, la limitazione è solo nel tempo, 30 giorni, al 31esimo dovete pagare la licenza. Una volta pagata la licenza avrete un seriale che andrete a inserire nella casellina e vi sarà sbloccato Lightburn. Quindi una volta che l'abbiamo provato lo andiamo ad acquistare. Dove si acquista? Negozio online, è l'unico tastino da premere. Compra Lightburn. Io ho messo la traduzione in italiano perché è in inglese il sito, quindi per facilitarvi un po' le cose. Adesso qui in tanti sbagliate, mi dite ma costa 118 euro, costa 119 euro, ma come mai costa così tanto? Tu hai detto che costa 60 euro, perché sbagliate nell'acquisto della licenza, della chiave di licenza. Quindi che licenza acquistare? Se voi avete un qualsiasi incisore laser a diodo al 99,9% dovete acquistare la licenza G-Code. Quindi se avete la Ortur, se avete la Sculpfan, se avete tutti questi marchi, a prescindere dal marchio, dalla potenza, è sempre questa versione da acquistare, sempre G-Code, e costa 59,95, vabbè, 60 euro. Poi vi dico quanto dura. Se invece avete un incisore laser a CO2, quindi con un altro tipo di controller e di gestione, dovete acquistare la chiave di licenza DSP. Quindi se avete una K40 a CO2 dovete acquistare la licenza DSP. Per l'altro resto lo lasciamo perdere, perché se avete un incisore laser Galvo, che attenzione che non sia l'Atomstack M4 o l'Enjoy Wood M4, perché ancora non è supportato da Lightburn, quindi non l'acquistate perché non funziona e non vi rimborsano. Adesso, una volta che abbiamo scelto quale licenza acquistare, che è la licenza G-Code da 59,95, ci clicchiamo sopra e basta aggiungerla al carrello. Una volta fatto questo si va sul checkout, si crea un account, quindi si mette un indirizzo mail con una password. All'istante, una volta pagato, vi arriva un'email con un seriale. Mi raccomando, quella mail cercate di tenerla da parte perché potrebbe servirvi. Installate di nuovo il sistema operativo, cambiate computer, avete sempre bisogno poi di quel seriale. Non vi preoccupate se lo perdete, perché una volta che avete creato un account su Lightburn potrete poi risalire a quel seriale. Adesso arrivo alla parte che secondo me vi interessa di più. Quanto dura questa licenza? Una volta acquistata
la paghi una sola volta e il software funzionerà per tutta la vita. Però attenzione, posso installare Lightburn e usare quella chiave di licenza per due computer. Quindi se abbiamo un computer in casa e uno in garage, potremo utilizzare due software Lightburn su due computer diversi, che siano anche un Mac e un PC o un Linux e un Mac. Quindi a prescindere da dove lo installerete, potrete usare solo due computer. Ma quelli di Lightburn sono talmente tanto gentili che se noi gli inviamo un'email chiedendoci di utilizzare un terzo computer, perché magari abbiamo la necessità di usare tre computer, loro gratuitamente, guardate qua, aggiungeranno volentieri la tua licenza per consentirlo gratuitamente. Quindi, come vedete, quelli di Lightburn non pensano soltanto ai soldi, ma pensano a dare un servizio buono per tutti quanti. Adesso, quando scade la licenza? La licenza scade dopo un anno, ma attenzione, scade perché in quell'anno che abbiamo pagato e abbiamo la licenza attiva potremo ricevere tutti gli aggiornamenti di Lightburn. Anche se ce ne sono uno al giorno, potremo ricevere 365 aggiornamenti di Lightburn. Quando scade la licenza non potremo più ricevere gli aggiornamenti, ma potremmo continuare ad usare per tutta la vita l'ultima versione installata sul nostro PC. Quindi il mio consiglio è quello di installare sempre gli aggiornamenti quando arrivano. Adesso cosa succede dopo un anno? Dopo un anno non possiamo più installare gli aggiornamenti, ma possiamo usare Lightburn al 100% con tutte le funzionalità. Magari dopo qualche mese esce un aggiornamento talmente bello, talmente importante che vogliamo avere quell'aggiornamento, basta pagare $30, che sono 25 euro, 26 euro, io l'ho fatto, ho 28 euro, l'ho fatto l'altro giorno, ho rinnovato la mia versione, per poter continuare per un anno a ricevere gli aggiornamenti. Quindi non dobbiamo in teoria pagare questi 60 euro tutti gli anni, ma pagheremo 60 euro il primo anno e negli altri anni pagare 28-29 euro. Se poi non cambiano i prezzi, perché potrebbero cambiare. Adesso vi spiego come funziona la gestione di questa chiave, perché ci sono alcune cose da dire. Innanzitutto andiamo sulla pagina, il portale di gestione della licenza, vi lascio naturalmente il link qui sotto. Dobbiamo loggarci con la mail e la password che abbiamo inserito e qui io devo oscurare perché sennò mi fregate le mie licenze. Io ho due licenze. La prima è scaduta a gennaio di quest'anno, l'altra l'ho rinnovata pochi giorni fa, anzi ieri, l'ho rinnovata ieri, e scadrà nel 2023. Come vedete è attiva. Lightburn ci permette di cancellare una licenza su un computer per 10 volte. Questo perché? Perché noi col tempo cambiamo computer, cambiamo software, dobbiamo reinstallare, abbiamo milioni di problemi, abbiamo la necessità di cancellare, ristallare, attivare. Alla decima volta che disattiviamo una licenza su un software, dobbiamo riacquistare quella licenza. Quindi fate attenzione. Come funziona la disattivazione di una licenza? Vi faccio un esempio. Ho un computer portatile. Questo computer portatile è talmente vecchio che decido di acquistare un nuovo computer portatile e devo ristallare Lightburn su quel computer. Cosa facciamo? Se abbiamo naturalmente la licenza attiva, andiamo su guida, andiamo su gestione licenza, qui ci dirà quanti giorni rimangono alla nostra licenza e se dobbiamo disattivare la licenza su quel computer clicchiamo disattiva licenza. La licenza verrà disattivata e sulla nostra pagina avremo invece di una di due attivazioni avremo 0 di 2 attivazioni, quindi abbiamo altre due attivazioni. Però potremmo avere un computer che non può andare su internet, quindi non possiamo fare una disattivazione della licenza online. Questo ha bisogno di essere connesso su internet. Se non lo possiamo fare, possiamo disattivarla in vari modi. Il primo modo è quello di richiedere una richiesta offline di disattivazione. Ci viene generato un codice che noi dobbiamo inviare via mail a un indirizzo email, quello è supportlightburnsoftware.com. Dobbiamo inviare questa mail, oppure molto più semplicemente possiamo andare qui, cliccare sulla licenza che abbiamo e ci dice per esempio che una licenza è installata su Cosmo PC, che è il mio. Se voglio
disattivare questa licenza su questo computer, basta cliccare sul nome del computer, io qua oscuro tutto perché se no mi rubate la licenza, cliccate sui tre puntini e cliccate su delete. In quel caso la licenza non funzionerà più su quel computer. Semplice. Questa operazione la possiamo fare massimo 10 volte, dopo dobbiamo riacquistare la licenza. Quindi ritorniamo sul sito Lightburn. Questa è la situazione delle licenze di Lightburn. Fate attenzione, non acquistate licenze da altri siti perché a parte che costano di più e potrete avere delle fregature. L'unico sito è questo qui, quindi non voglio sapere che acquistate Lightburn da qualche altra parte. E prima di lasciarvi vi chiedo una cortesia, non mi scrivete sotto nei commenti e nei video via mail o via Instagram, perché cancello tutto, su dove poter scaricare Lightburn illegalmente con il crack, chiavi craccate, eccetera eccetera. No, acquistatelo perché costa solo 60 euro e ne vale veramente la pena. È un software che potete usare per tutti gli incisori laser, quindi non dovete comprarne uno per ogni incisore laser. Quindi ragazzi, mi raccomando, 60 euro, bevete 60 caffè in meno e vi acquistate Lightburn, per piacere. Per questo video è tutto, spero di essere stato chiaro e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!